Noi eravamo sfollati a Gemmano e stavamo in una casa grande, era della zia del podestà. C'era una camera vuota e tutta la nostra roba, la biancheria, eccetera, l'abbiamo murata in questa camera. Avevamo murato la porta e c'erano anche i brilli di Morciano che hanno messo tutta la biancheria, tutta la roba. Quando hanno bombardato, non ti dico, è andato tutto a terra. Noi non abbiamo fatto più nel rifugio né la pipì né la popò. Non si faceva niente. Magari siamo stati pochi giorni, però i pidocchi, tutti pieni. Io avevo un fazzoletto in testa, ma non mi sono salvata. Ma non è che siamo stati in questo rifugio molti giorni, perché mio suocero, poveretto, soffriva d'asma e stava vicino proprio all'imboccatura del rifugio. E allora una bomba fumogena ha invaso tutto il rifugio. Non ci vedevamo più. E allora c'era questo colonnello Paesani, fratello del podestà, che ha cominciato a dire: «Non arrabbiatevi, fategli vento con qualsiasi cosa avete, mani, fazzoletto, in modo che questo fumo passi». Lui, poveretto, soffriva d'asma. È morto lì, proprio sull'imboccatura. Per non stare lì, proprio con un morto vicino, l'hanno messo fuori dal rifugio, l'hanno coperto, ma si vedeva da dentro. Però noi non siamo stati più lì. Cosa ho fatto? Prendo tutta la famiglia, i giusti, noi con tanti bambini, la Mimma, la Silvana, una squadra. Siamo usciti da questo rifugio subito e andavamo verso monte e invece c'erano i tedeschi ancora che sparavano alle finestre perché erano in pieno combattimento e allora via, 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 via! Ci facevano cenno con le mani di scappare da lì perché in quel momento non sparavano, ma sai come facevano? C'era la calma e poi ricominciavano. Cambiamo direzione, arriviamo in un canneto, un gran canneto. A noi ci sembrava di essere nascosti. Stiamo qui, siamo nascosti. In quel momento sentiamo le schegge, pam, pam, pam. Si vede che avevano visto muovere, chissà. Allora via, via tutti anche da lì. Intanto che noi venivamo giù, verso il Conca, Gemmano cadeva tutta a pezzi. Vedevamo i pezzi delle case che bombardavano come un film. Vedevamo i tetti, la chiesa, la scuola, la nostra casa. Quando siamo stati via tutti, eravamo più di una decina tra bambini, vecchi, la nonna anziana. Non si finirebbe mai. Si fa notte. Arriviamo in una casa abbandonata. C'erano dei soldati ancora, inglesi però. Avevamo già attraversato il fronte. Dai tedeschi eravamo arrivati agli inglesi, eravamo verso Morciano e c'erano i soldati tutti alle finestre e tutti con i fucili spianati. Si fa notte e tutti accovacciati in questa casa perché non c'era niente da poter dormire. Io ho preso la Mimma e ho visto che c'era in casa un gran arco con una trave. Lì siamo al sicuro, penso. Allora dico a Mimma, vieni, vieni che ci mettiamo qui sotto. Può darsi che siamo sicuri. La mattina me ne sono accorta che c'erano gli scalini di fuori. Avevamo dormito in un ingresso, peggio che peggio. Allora via anche da lì. Erano spariti anche i soldati. Via lo stesso, attraversiamo tutto il Conca. Veniamo tra Montefiore e Gemmano con tutta sta squadra e tutti contenti. Adesso siamo con gli inglesi. E allora diceva Max, io lo parlo bene. Quando li ha incrociati, ha cominciato a parlare. Dopo gli han fregato il portafoglio e l'orologio. Gli han tolto tutto quello che aveva e da quella volta lo abbiamo sempre preso in giro. Max, li hai avuti, gli inglesi? Allora attraversiamo il Conca. Camminiamo sempre nel Conca e arriviamo a Morciano. Ruggero, poveretto, cosa fa? Prende la bicicletta, viene a Riccione e va all'impresa elettrica. Qui trova un camion con le ruote senza gomme. Le ha riempite con delle coperte. Poi ci ha messo a sedere tutti in questo camion. Sai, i polli, come i polli. Io ricordo solo questo particolare. Non potevamo stare con le gambe lunghe, dovevamo stare così, con le gambe piegate. Io dovevo stare con la Mimma sui ginocchi. Quando sono arrivata a Riccione con la Mimma sulle ginocchia, piangevo dal male perché non potevo piegarle. Dopo noi
quando siamo stati a casa, si sa, passato il fronte, abbiamo pensato di cercare di recuperare, se si poteva, un po' di roba. Allora io, con mia cognata, cosa facciamo? C'era la Lidia Giusti e la sorella di Ruggero. Partiamo a piedi, perché non c'erano i mezzi, partiamo a piedi tutte e tre, per vedere se potevamo raccogliere un po' della roba nascosta a Gemmano, quello che si poteva. Partiamo a piedi e quando siamo stati a metà strada, che passavamo il Conca, eravamo stanche, passa una gran croce rossa con gli indiani, belli, belli, quegli indiani con il turbante. Noi siamo salite a bordo, tutte e tre. Ci hanno portate un pezzo in su e loro dopo andavano per i campi. Allora per strada mia cognata ha cominciato a dire, lei era ancora giovane, noi eravamo sposate, ah bel lavoro, siamo messe bene adesso che siamo andate con questi qui. Lei era preoccupata perché era giovane ancora, invece loro gentilissimi. Quando siamo arrivate siamo scese e allora a piedi abbiamo fatto il resto. Quando siamo state lassù a Gemmano non si poteva stare, però lì alla villa c'erano delle case ancora in piedi. Allora chiediamo a un contadino se per piacere ci ospitava. Ci dà una gran camera con una finestrella così piccola piccola, ma non c'era mezzo di dormire. Non c'era né letto, niente. Dormivamo sulle sedie e partivamo da questa casa, da questo posto facevamo la salita per raccogliere questa roba e vedere. Allora mia cognata dice, ma guarda che c'è una rete, la tiro giù, così ci stendiamo. Però siccome l'ha vista lei, è andata lei la prima notte a stendersi. La mattina era tutta mangiata dalle cimici. Lassù noi siamo state una settimana quasi, perché cercavamo in mezzo alle macerie per raccogliere qualcosa. Era ottobre ormai. C'erano i fichi secchi che erano caduti, tutti quei bei fichi. E allora quei contadini ci davano una piada e noi mangiavamo quei fichi con la piada. Dopo è successa una cosa. Eravamo chiuse dentro e vedevamo della gente che guardava così. Madonna, chi sarà quei? Erano due, tre soldati. Noi apriamo. Abbiamo avuto paura un po', però sapevamo che sopra c'erano anche degli uomini. Gli avevamo detto se abbiamo bisogno. Noi eravamo tutte donne, eravamo tranquille solo un po', ma questi non parlavano la nostra lingua. Non posso dire se erano inglesi o americani, non posso dire perché parlano tutte lingue che non si capisce. Allora noi ci spiegavamo come si faceva sempre con i tedeschi, con le mani, mezza parola, e così che eravamo lì per raccogliere le nostre cose perché noi così. Allora hanno cominciato a portarci da mangiare. Ci portavano le scatolette di formaggio, le scatolette di carne. Questa storia è durata un po' di giorni, però gentili, educati. Una volta li vediamo arrivare con una guida lunga così di uva. Non hanno preso i grappoli, hanno preso tutta la guida con l'uva e ci hanno portato quella. Poi sono spariti. Dopo c'erano tutti questi morti. Hai voglia, prima che li seppellissero. Tant'è vero che la mia cognata, quando si è svegliata la mattina, tutta pizzicata dalle cimici, lei aveva paura che fosse un'infezione, che le era venuta perché aveva portato mio suocero al cimitero. Da lì, dove era il rifugio, l'ha portato al cimitero, ma l'ha messo solo nella cassa lì, perché poi l'ha portato giù a Riccione, per non lasciarlo lì fuori. Ha cercato una cassa, perché mentre siamo state lì, lei si è data da fare. Diceva, pensa che sono andata al cimitero, mi sarò presa qualche infezione. Chissà, penso che lei l'abbia anche visto. Non so, non so neanch'io, perché si diventa come le bestie. Quando siamo state lassù, noi non vedevamo niente, i morti. Per tutta la campagna c'erano morti. Nelle strade di Gemmano avevano fatto le montagne di morti. Vicino alla chiesa una montagna di morti da seppellire. Noi non capivamo più niente. Erano ancora lì. Erano ancora tutti lì. Tutti lì. Noi non li vedevamo neanche. Come si diventa?